siamo tutti colpevoli. I rapimenti, le rapine, le stragi, le esecuzioni capitali sono solo fatti di cronaca. Tutti si sono adattati a non vedere, a non voler capire. Eravamo uomini e ora siamo solo acquirenti. Eravamo vittime e ora siamo complici. Sì, poiché essendo gli acquirenti di quelle merci insanguinate che ci obbligano a comprare, diventiamo gli artefici della produzione. L'Italia è finita nel caos più completo, caos mentale, per cui 25 milioni di italiani guardano gli show del sabato sera e marciano inconsapevoli verso un nuovo, strano, regime fascista che porta il nome accattivante di società dei consumi. L'Italia è un paese sinistro e ridicolo. I suoi potenti sono delle maschere comiche vagamente insanguinate. Ma i cittadini italiani non sono da meno. Li ho visti in folla a Ferragosto. Erano l'immagine della frenesia più insolente. Ponevano un tale impegno nel divertirsi a tutti i costi che era difficile non considerarli spregevoli. Il fiume della storia ci trascina tutti indistintamente e ristagna. Allora noi cediamo all'inerzia e mettiamo da parte le armi, fisiche o ideali che siano. Perché non va avanti niente? Perché tutto è immobile come in un cimitero? È spaventosamente chiaro. Perché tutte queste inchieste, questi processi, una volta portati a termine, porterebbero al processo che intendo io. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. I nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi dei vertici che ha manovrato, sia i vecchi fascisti, ideatori di golpe, sia i neofascisti esecutori delle stragi. Io so i nomi dei potenti che con l'aiuto della CIA hanno prima creato una crociata anticomunista a tamponare il 68 e poi, sempre con l'aiuto e l'ispirazione della CIA, si sono ricostruiti una verginità antifascista a tamponare il disastro dei referendum. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali e a giovani neofascisti. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove. E gli italiani si rifiutano di sapere perché. Non vogliono sapere che questi fenomeni oggettivamente esistono. Si dovrebbe per prima cosa aggiungere ad un processo degli esponenti democristiani che dal dopoguerra hanno governato l'Italia. Parlo di un processo penale in un tribunale. Andreotti, Fanfani e almeno un'altra dozzina di esponenti democristiani dovrebbero essere trascinati come Nixon sul banco degli imputati. E quivi essere accusati di una quantità sterminata di reati, indegnità, disprezzo per i cittadini. Manipolazione di denaro pubblico. Intralazzo coi petrolieri, con gli industriali, con i banchieri. Connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collaborazione con la CIA. Uso illegale di enti come il SID, responsabilità delle stragi di Milano, Brescia, Bologna. Distruzione paesaggistica e urbanistica dell'Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani. Responsabilità della condizione paurosa di ospedali, scuole e di ogni opera pubblica primaria. Responsabilità dell'abbandono selvaggio delle campagne, dell'esplosione selvaggia della cultura di massa e dei mass media. Responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, distribuzione borbonica di cariche pubbliche ad adulatori. Senza un simile processo è inutile sperare di poter fare qualcosa per il nostro paese. È la notte tra il primo e il 2 novembre 1975. Pierpaolo Pasolini si attarda sulla sua Alfa GT, alla stazione Termini. Sale con lui in macchina un ragazzo di borgata, Pino Pelosi, detto La Rana, 17 anni. Si appartano sul lungomare di Ostia, poi le urla, poi il silenzio. All'alba, sul lungomare verrà rinvenuto il cadavere di Pasolini. Dapprima scambiato per un mucchio di stracci. Presenta ferite su tutto il corpo. Il volto è una maschera di sangue, previolente e percosse ripetute al cranio. 17 fratture costali, trauma testicoli, orecchio sinistro praticamente staccato dal suo impianto. Il decesso avviene per lo scoppio del cuore, a causa del sormontamento dell'auto sul suo corpo tumefatto. Il tribunale dei minori giudica Pino Pelosi
colpevole di omicidio volontario in concorso con ignoti. Ma la magistratura impugna la sentenza, cancellando il concorso con ignoti. Secondo la sentenza finale, Pelosi ha ucciso Pasolini da solo. Secondo la sentenza finale, non ci fu nessun agguato, nessuna premeditazione. È un ragazzo di soli 17 anni, peso 57 kg, ha da solo compiuto il massacro. Per fortuna pare che abbiano usato una larghetta qui del cancello rosa. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto di non è una mollice, è un cadavere. Guardia, scusa, una dichiarazione. Troppo sulla morte, sono troppo colpa. Cognome mio, Cecilio Corbettini. Salvitti Ennio. E lei, dato per correttezza, lavoro per la stampa, mi chiamo Fulvio Colombo. La stampa, Agnelli. Sì, Agnelli. Lo scrivo, è tutto uno schifo. Che erano tanti. L'hanno massacrato quel coraggio. Per mezz'ora ha gridato mamma, mamma, mamma. Erano 4, 5. Ma questo l'ha detto la polizia? Ma io sono scivolo. Senta, lei ha lavorato a lungo con Pasolini, è stato uno dei suoi attori. Ci faccia un brevissimo ritratto. Chi era del Paolo Pasolini? Era per me una persona che non ci so parole, guarda. È una grande persona. E soprattutto la più buona del mondo. Io sono stato molto vicino a Pierpaolo quando ero molto giovane e lui mi ha fatto conoscere la poesia, conoscere il cinema. Sono stato assistente del suo primo film, Cattone. E credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Ma io penso che è tutto un poeta, e il poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono 3 o 4 soltanto nel primo secolo. Quando sarà finito questo secolo, ma Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Non lasciamo che uccidano i poeti! L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager otterrai, da una dei milioni d'anime della nostra nazione, un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, con la più strana indifferenza.